Notte d'arte, un grandissimo risultato per la città, anche qui una grande maturità, una grande armonia, tanta gente per strada, con serenità, con voglia di esserci, un grande lavoro di squadra, un mescolamento tra napoletani e turisti, commercio, musica, voglio sottolineare soprattutto la qualità del messaggio che è venuto dalle scuole. Sulla pace, sulla solidarietà, sull'accoglienza, la musica, quello che ho visto al conservatorio a San Pietro a Maiella. Insomma, io ho camminato per 7-8 ore, ho fatto 27 km a piedi, mi sono messo ormai il contapassi sul coso, quindi ho fatto tutto, quasi tutto. E quindi è andata molto bene. Grande ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito, perché questi obiettivi non sono frutto, diciamo, del caso, ma c'è un lavoro organizzativo. È una grande voglia di stare insieme. Molto bene ieri sera la Carmen al San Carlo, un grandissimo spettacolo, un maestoso Zubin Mehta che consolida il suo rapporto con la città di Napoli. Ho visto il sindaco di Firenze dire che era preoccupato, ma gli ho detto non ti preoccupare, adesso Zubin Mehta è un bene comune, è giusto che superi i confini. Per il resto ho ringraziato personalmente il capo dello Stato perché sta mostrando un'attenzione non comune per la città di Napoli, è venuto spesso, ha usato parole importanti per Napoli, parole di apprezzamento, di incoraggiamento, io l'ho ringraziato con sincerità, quindi credo che questo sia importante, avere un riferimento in chi rappresenta l'unità nazionale e che da uomo del sud sa accogliere quello che sta accadendo nella città di Napoli. Ho visto che tra i vari presenti, c'erano circa 1300 persone, al San Carlo c'era pure Anastasia, nel senso, tra l'altro non è invisibile, quindi si riesce a vedere.